i briganti. Il fenomeno del brigantaggio era molto diffuso in Italia, soprattutto in quella che a quei tempi era il regno delle due Sicilie, la regione dell'Abruzzo. In quelle montagne si nascondevano questi malfattori, queste figure così importanti anche nella cultura, nell'economia, nella società dell'epoca. E forse vale la pena riconoscerli meglio. Ecco la brace ancora calda. Stanno pure i piemontesi, ecco. Stanno pure i piemontesi, ecco. La gente ancora calda. Il 17 marzo del 1861 fu proclamato a Torino il Regno d'Italia, sotto il dominio di Casa Savoia. La nazione, finalmente, si affiancava alle altre potenze europee che da tempo avevano battuto la strada dell'unificazione territoriale. La preziosa conquista coronava le ambizioni di illustri personaggi che la storia ci ha presentato come l'orgoglio dell'eroismo nazionale. Cavour, Mazzini, Garibaldi, il re Vittorio Emanuele II. Eppure, a ben guardare, l'entusiasmo per il neonato Regno d'Italia non travolgeva tutte le popolazioni. Sul croce di Tola, detto Crucitto, facevamo procurare prima i francesi, poi i piemontesi. Ma la terra sempre in mano agli signori stanno. Quanto stanno le terre che c'hai te Garibaldi? Quanto stanno? L'annessione del Regno delle Due Sicilie agli altri stati, già sotto il dominio del Regno di Sardegna, svegliò infatti in tutto il meridione un sentimento popolare di ribellione e di avversione alla nuova politica unitaria. Poi emerse quello che la storiografia ufficiale chiama brigantaggio meridionale, bande di contadini malfattori e criminali che, vivendo nascosti nei boschi, saccheggiavano i ricchi signori. Se una parte dell'opinione pubblica è concorde in questo senso, un'altra se ne distacca nettamente e si propone di raccontare la figura del brigante in un'altra ottica. Gli storici osservano una parte del brigantaggio dicendo che il brigantaggio in realtà fu un fenomeno sociale, non fu solo delinquenziale. Noi diciamo che la parte delinquenziale sicuramente c'è stata, ma è la parte molto marginale che succede quando succede una rivoluzione, quando uno Stato costituito lascia il posto a qualche altra cosa. Loro si ribellarono come popolo a un'invasione straniera. I soldati che arrivarono giù arrivarono in armi, non certo vennero a portare giustizia e equità, invasero, distrussero, saccheggiarono, devastarono. Il popolo si ribellò all'invasione, un'invasione di persone che parlavano un'altra lingua, avevano altre culture, che bruciavano le chiese, che violentavano le donne. Il popolo contadino, il popolo delle campagne è un popolo pacifico. Diciamo addirittura, diceva Don Paolo Capobianco, che i pastori sono più vicini a Dio perché sono sulle montagne, hanno più tempo di pensare, sono più vicini alla natura, amano di più Dio che poi sta nei sassi, nell'acqua, nell'erba. Non sarebbero mai sognato di ammazzare un'altra persona, un loro simile. Invece l'hanno ammazzati con una ferocia tale, con una violenza tale, che si spiega soltanto se tu tocchi degli elementi importanti di queste persone. E quali sono gli elementi importanti della nostra popolazione che ancora sono validi? La cultura, la famiglia, la religione, diciamo la socialità, lo Stato. Si sono ribellati con tutta la loro fierezza, si sono fatti massacrare, dice qualcuno, fu un'eroica follia. In tutti i paesi del sud dove stiamo andando, stiamo toccando, abbiamo trovato forme di ribellione. Quindi è stato un ribellismo diffuso su tutto il sud. Io mi chiamo Alessandro Romano, faccio parte del Movimento Neoborbonico, che è un'associazione culturale. Il mio compito è quello di ricercatore storico. Da molti anni mi occupo di andare negli archivi e tirare fuori la verità storica, soprattutto del periodo che va dal 1734 fino alla fine del 1800, naturalmente riferito al sud d'Italia. Allora, noi abbiamo delle statistiche di parte non borbonica sulle condizioni del regno nel momento dell'unificazione. E abbiamo la maggiore occupazione nelle industrie, la maggiore occupazione nell'agricoltura al sud. Abbiamo addirittura la statistica dei capitali entrati nel nuovo regno d'Italia, tutti gli altri stati messi insieme non arrivano nemmeno alla metà di quello che è arrivato dal regno delle Due Sicilie. Tradotto in altri termini, il regno delle Due Sicilie per economia e per occupazione era la terza nazione al mondo. Dopo l'unificazione è diventata l'ultima regione d'Italia. Napoli era il cuore della cultura mediterranea, oltre che europea. Il 700 napoletano, l'800 napoletano, cultura, arte. L'albergo dei poveri. La storia ufficiale ne parla come
era un esperimento per infilare dentro i poveri, non è vero. La Banca dei Poveri serviva a dare un lavoro, insegnare un lavoro ai poveri e inserirli nella vita sociale. L'acquedotto Carolino, che ancora funziona, cioè al sud arriva l'acqua perché l'hanno fatto i Borbone nel 1800. Ferdinandea era la reggia di re Ferdinando II dei Borboni, che lui d'estate era la sua riserva di caccia, saliva fino all'Angitola, veniva con qualche cosa e poi dall'Angitola a Ferdinandea lo faceva con la carrozza sua personale. La strada l'ha fatto lui sicuramente, perché ancora è rimasta come era allora. Ferdinandea adesso non è rimasto niente, ci sono solo dei ruderi e una grossa montagna di legnami. Bongiana e Ferdinandea non hanno 400 anni di età. Se Borbone non avesse deciso di costruire qua la fondaia, Bongiana non esisteva. Quando c'erano le fabbriche d'armi, la fonderia, la gente è venuta a lavorare qui, il paese è cresciuto. Mongianesi veri e propri ci sono pochissimi, gli altri sono tutte gente che allora c'era il lavoro e la gente si sono stabiliti tutti a Mongiana. E amici miei mi chiamano Zeno, il brigante buono delle Serre Calabri. Io il cavallo ce l'ho nel sangue, se mi fanno un DNA esce il sangue del cavallo. Conosco bene tutte le montagne della Sila, piccole e grandi, tutta l'Aspromonte e più tutte le Serre Calabri dove siamo noi adesso. Qui nelle Serre Calabri, all'epoca quando c'erano dei briganti, ci sono parecchi posti dove loro vivevano e dove si nascondevano nella montagna. Sicuramente era la strada per spostarsi di una parte all'altra, dall'Ionio sul terreno. Ai briganti non era gente cattiva, era gente che difendevano la sua zona. Il bisogno di una rivisitazione del processo di unificazione nazionale è il nocciolo del pensiero di quanti si schierano in difesa delle azioni brigantesche, anche per sottolineare quanto il Sud fu costretto a subire. Con l'arrivo delle truppe piemontesi guidate da Garibaldi si generò la nascita di questa guerriglia pro-borbonica che si protrasse dal 1860 al 1870 circa. Forse furono ragioni ideali ed economiche ad orchestrare quella che fu la più diffusa e lunga insurrezione popolare del Sud contro un indesiderato invasore straniero. Organizzati in bande, i briganti rappresentarono gli interessi di quel vasto mondo rurale meridionale che si sentì tradito, sfruttato, massacrato dal nuovo potere sabaudo. Essi agivano per difendere le proprie tradizioni e per rivendicare quel primato economico meridionale preunitario. In un'Italia frammentata, in cui le grosse imprese rappresentavano una rarità, il Sud appariva più tecnologico. Nel 1856, alla Rassegna Internazionale di Parigi, ricevette il terzo posto sul podio dopo Inghilterra e Francia per lo sviluppo industriale. Nel nord solo l'Ansaldo di Genova poteva competere con gli stabilimenti meridionali, impiegando tuttavia 400 operai a fronte dei 1000 di Pietrarsa. L'opificio reale di Pietrarsa, oggi sede del Museo Ferroviario Nazionale, al tempo dell'unificazione era la più grande fabbrica d'Italia, l'unica in grado di fabbricare motori navali e dove venivano costruite le caldaie per le locomotive. Solo qui si conosceva la tecnica per realizzare i binari ferroviari. Io sono Salvatore Caracoglia, sono il coordinatore delle attività museali del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. È un museo tecnologico, qui dentro sono conservate 160 anni di storia delle ferrovie. Abbiamo uno spazio di circa 36.000 metri quadri, 20.000 coperte e 14.000 scoperte. Costruito intorno al 1840 per volontà del re Ferdinando II, che in realtà voleva affrancarsi dal predominio
economico delle nazioni estere, soprattutto l'Inghilterra. Una posizione stupenda perché è posizionata all'interno del Golfo di Napoli e anche strategicamente voluta da Ferdinando II proprio per controllare le invasioni provenienti dal mare. Dentro il museo, vecchio opificio, c'è la statua di re Ferdinando II, da unico blocco in chiesa. La statua è stata fusa nell'opificio di Pietrassa, un segno di omaggio al re Ferdinando II.